Prego. Sia nel riscaldamento che nel raffreddamento di un materiale viene, diciamo, riscaldato a temperatura, diciamo, no, temperatura, con tempi molto bassi oppure tempi elevati. Per poter rappresentare ciò che avviene nel diagramma di fase deve fare dei riscaldamenti o dei raffreddamenti molto però stessa cosa ha detto, è una parola di trazione, dicendo il carico applicato molto lentamente, applicato lentamente, non molto lentamente, però perché nel laboratorio un minuto è stato prima di aspettarsi il provino, un minuto e mezzo. Sì ma perché poi quant'è? Sono letti molto diversi, ha perfettamente ragione. Nel caso del trattamento termico, ore. Lei considera che ci sono i trattamenti termici a temperatura costante, per esempio quello di nitrurazione che prende 2 giorni di permanenza a una temperatura neanche troppo elevata. Quindi quando diciamo molto lentamente, parliamo di molto lentamente. Attenzione, qui sono dei lentamente differenti. Il lentamente che facciamo riferimento nel caso della prova di trazione è un lentamente riferito al processo di movimento e delle dislocazioni, cioè noi vogliamo un processo di deformazione durante la prova di trazione in cui il meccanismo di deformazione sia sostanzialmente movimento e moltiplicazione delle dislocazioni e poi la parte di includimento, scorrimento dei piani cristallini. Quindi diciamo che sono movimenti sì legati anche alla diffusione eccetera, ma abbastanza veloci, tra virgolette veloci. È chiaro che poi aumentando molto la velocità o diminuendo moltissimo attiviamo degli altri meccanismi di danneggiamento, questo è il nostro problema nella prova di trazione. Nella diagramma di fase invece è un problema termodinamico vero e proprio, cioè noi rappresentiamo uno stato termodinamico del nostro sistema e per passare a un altro stato dobbiamo arrivarci attraverso una serie infinita di stati di equilibrio, che vuol dire con tempi enormi, chiaramente neanche praticabili sperimentalmente, poi chiaramente sperimentalmente dovremo adottare delle procedure sperimentali che siano applicabili in una scala di un laboratorio, ore, giorni, non è possiamo fare un trattamento in un anno, è chiaro insomma, però in realtà l'idea sarebbe fondamentalmente questa insomma, ok? Altre domande? Benissimo. Dopo aver raccolto la vostra attenzione sul problema del diagramma di fase ferro-carbonio, che appunto è sostanziale per poter superare appunto questo esame, le prove intercorso e l'esame, osserviamo anzitutto ciò che avviene al ferro puro. Noi fino adesso abbiamo visto insieme nei diagrammi di fase, abbiamo osservato, siano essi teorici o siano essi pratici, sostanzialmente elementi puri che al di sotto della temperatura di solidificazione non subiscono trasformazione allo stato solido. L'elemento alfa diventava alfa alla temperatura di fusione e fino a temperatura ambiente rimaneva sostanzialmente questo alfa. Nel caso del ferro puro ciò non è vero. Il ferro puro ha delle caratteristiche abbastanza simpatiche, densità abbastanza elevata, 7870 kg per metro cubo, considerate che l'acqua ne ha 1000 per metro cubo, d'accordo? Un R con M del ferro puro che è 180-290 megapascal, un R con E 100-170 megapascal, è uno dei motivi per cui il ferro puro non lo utilizziamo mai per compiti di supporto, di sostegno, non si usa il ferro puro in maniera industriale perché non ha una grande capacità di resistenza meccanica. Queste oscillazioni sono legate a che cosa? Chiaramente al livello di purezza, sono legate alla dimensione della grana cristallina, perché comunque ferro puro, ma non abbiamo detto qual è il grano cristallino che stiamo utilizzando, se è un monocristallo o se è policristallino. Anche l'allungamento percentuale è abbastanza elevato, 40-50%, la stizione quasi al 100%, arriva al 95%, durezza molto bassa, un HB 45-55 estremamente basso, d'accordo? Quindi sono valori estremamente bassi. Come ho detto già, il modulo di Young è tipicamente 200-210 GPa e per tutti gli acciai, cioè le leghe ferro-carbonio e altri elementi, cioè tutte le leghe a base ferro che non siano esse ghise, sostanzialmente questo valore è abbastanza costante. Se noi prendiamo un ferro puro, un pezzo di ferro puro e o dalla temperatura ambiente lo riscaldiamo oppure dal liquido scendiamo giù a temperatura ambiente, osserveremo una serie di trasformazioni allotropiche che sono le seguenti. Ad esempio dal fuso alla temperatura ambiente a 1538 gradi osserveremo la transizione da liquido a ferro delta. Ferro delta che è, è caratterizzato da un reticolo cristallino di tipo cubico corpo centrato, tipicamente la sigla CCC, banale insomma, raffreddando non succede nulla fino a 1394 gradi centigradi, dove abbiamo una trasformazione del ferro delta CCC, cubico corpo centrato, in ferro gamma, cubico facce centrate, raffreddando, arriviamo al punto a 912 gradi centigradi,
dove osserveremo di nuovo la trasformazione dal cubico facce centrate al cubico corpo centrato, chiamato questa volta ferro alfa. Come vedete abbiamo alfa, gamma, delta, in realtà ci sarebbe anche un beta, che però ve lo dico in questo momento, scordatelo tranquillamente, perché in effetti esiste a 770 gradi un altro punto di trasformazione, a volte indicato con A con 2, poi capiremo perché questi valori vengono indicati con A. Comunque esiste un'altra trasformazione da magnetico ad amagnetico, ma dimenticatelo perché per gli scopi sostanzialmente tipo meccanico ha un interesse abbastanza relativo questo problema. Vi dicevo, queste temperature di 912 gradi e 1394 spesso sono indicate rispettivamente con A con 3 e A con 4. Il motivo è abbastanza semplice, ve lo dico subito, perché se noi oltre al carbonio aggiungiamo altri elementi di lega, le temperature, come vedremo poi tra l'altro durante la spiegazione del ferro, del diagramma ferro-carbonio, queste temperature possono cambiare anche notevolmente. Allora, per andare a indicare un processo di trasformazione, ad esempio, in cui il ferro alfa si trasforma in ferro gamma o viceversa, invece di dire che la trasformazione avviene non a 912 gradi, ma una lega un po' più reale, 842, diremo avviene a con 3, qualunque essa sia, d'accordo? Una designazione usata in maniera molto 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 estesa. Stesso discorso per l'equilibrio ferro gamma ferro delta, dove appunto invece dell'A con 4, che vi ripeto per il ferro pure è ben definita con una certa sicurezza con 1394 gradi, ma per qualsiasi altra lega non si sa, cioè lo sappiamo qual è, ma è influenzata dalla composizione chimica, la indicheremo con A con 4. Gli elementi di lega possono agire sul ferro puro in maniera differente a seconda del loro carattere, che definiremo alfageno o gammageno. Definiremo con elemento alfageno quegli elementi che tendono ad allargare i campi di stabilità relativi alla struttura reticolare cubica corpo centrato. Se questo è il ferro puro, guardate qui, e i punti A con 3 e A con 4 del ferro puro, abbiamo visto un attimo fa, vi faccio rivedere, questi valori dovete ricordare a memoria: A con 3 912 gradi, A con 4 1394 gradi. Se aggiungo elementi detti alfagini, tipicamente sono i principali per gli acciai, sono silicio, cromo, molibdeno, ci sono anche altri chiaramente, vediamo che gli elementi alfagini sono quelli che stabilizzano del reticolo cubico corpo centrato, cioè quindi stringono la validità del campo gamma. Notate quindi che aumentando il tenore dell'elemento X, sia esso X silicio, sia esso cromo o sia esso molibdeno, vedete? Il campo gamma, per esempio per questo tenore, non è più fra con 4, con 3, 912, 1394, ma diventa per esempio 1000, 1200, quindi è più stretto. Addirittura, aumentando molto, questa zona può chiudersi e il nostro acciaio, la nostra lega base ferro, può diventare tutta quanta alfagena, cioè può diventare tutta quanta alfa, cioè può non avere più la trasformazione alfa-gamma, gamma-delta. D'accordo? Discorso inverso per quanto riguarda i cosiddetti elementi gammageni, che sono quelli che stabilizzano la fase cubica facce centrate, praticamente si ha un allargamento del campo gamma. Gli elementi tipici sono nichel, manganese, carbonio, azoto, tranquilli che li imparerete a memoria, per cui è una cosa abbastanza sicura. Si abbassa con 3, si alza con 4, notate praticamente si ha questa allargamento, addirittura possiamo avere a un certo punto il ferro gamma stabile a temperatura ambiente, addirittura in qualche caso fino a fusione. È il caso ad esempio delle vostre pentole da cucina, quelle in acciaio 1810. Quelle sono acciai inossidabili, austenitici, completamente gamma da ambiente fino a fusione. Cioè hanno un reticolo cubico facce centrate, sono a livello di reticolo cristallino differente rispetto ad esempio a un tipico chiodo o a un ferro per calcestruzzo. D'accordo? Il diagramma ferro-carbonio è quello che vedete qua in figura. Conosce delizia perché dovete saperlo completamente a memoria. In realtà questo diagramma scopriremo insieme che può essere in qualche modo semplificato
e quello che io voglio da voi come conosciuto è quello semplificato, quindi avremo delle semplificazioni da poter adottare in tale diagramma, il che non vuol dire non conoscerlo correttamente, il che vuol dire trascurare alcune trasformazioni che qui vedremo invece in maniera esplicita per il momento. Non è un solo diagramma, sono già due diagrammi, uno sopra l'altro. Vedete che oltre a delle linee continue, più o meno complicato, abbiamo delle linee tratteggiate. Qui ecco, per esempio, rientriamo alla domanda che ha fatto il vostro collega sul discorso del lentamente. Le linee continue sono linee che hanno valenza quando il diagramma è effettuato mediante raffreddamenti lenti. Le linee tratteggiate sono efficaci per raffreddamenti lenti, ma ancora più lenti dei precedenti. Su questo comincia a essere un po' vago, ma purtroppo appunto non possiamo non dirlo. Vediamo intanto a volo d'uccello come si costituisce questo diagramma. Questo diagramma ha due trasformazioni sostanzialmente già conoscete. Una trasformazione eutettica, questa, guardatemi. Qui c'è il liquido, qui è un equilibrio eutettico a tutti gli effetti. Una trasformazione eutettoidica, quella che vediamo qui, dove tutte le fasi coinvolte sono fasi solide, qui è eutettoidica. E una trasformazione, non avete mai visto con me, ma che vedete sicuramente a chimica applicata, ad alta temperatura di tipo peritettico. Cerchiamo di definirla al volo e poi cerchiamo di scordarci per quanto riguarda gli scopi di questo corso. La trasformazione eutettica è una trasformazione nella quale, durante il raffreddamento, un liquido forma contemporaneamente due solidi con reticolo differente. Prego. No, l'ultima trasformazione. Peritettica. Ne esistono anche, questa si chiama peritettica perché coinvolge una fase di liquida salute, ne esistono anche di simili come struttura dove tutte le fasi sono solide e si chiama peritettoidica. Ma non, con me non la vedrete, insomma, quindi non mi interessa. Vi dicevo appunto la fase peritettica, la trasformazione, scusatemi, peritettica, quella lì in alto, la vediamo un attimo, ma poi ce la dimenticheremo. Perché ce la dimenticheremo? Perché sostanzialmente è importante solo in fase di solidificazione, ma in realtà voi essendo ingegneri meccanici vi interessano i trattamenti termici, per cui sapere che succede in solidificazione sì, è interessante perché ci permette di raccontare qualcosa sui meccanismi di trasformazione, ma poi noi andremo a parlare sempre di trattamenti termici, quindi in effetti di questa trasformazione lassù in alto ce ne potremo fondamentalmente scordare, anzi addirittura a livello di rappresentazione grafica faremo una forzatura e rappresenteremo il diagramma in maniera differente da quello che vedete qui in questo momento. Abbiamo delle trasformazioni abbastanza definite, vi ripeto, quindi una peritettica, l'eutettica, l'eutettoidica, indipendentemente se ci troviamo col diagramma a linee continue, che ancora non abbiamo definito che cos'è, o a linee tratteggiate. Vi ripeto, sono due diagrammi sovrapposti. Possiamo ora dire cosa sono questi diagrammi sovrapposti. Quella a linee tratteggiate è il cosiddetto diagramma ferro-carbonio, cioè è il reale ferro-carbonio. È un diagramma ottenuto per raffreddamenti estremamente, estremamente, estremamente lenti. Il diagramma a linee continue, invece, è un diagramma relativo a raffreddamenti lenti abbastanza da poter essere rappresentati in diagramma di fase, ma più veloci del precedente. E non è un equilibrio ferro-carbonio, ma bensì è un equilibrio ferro-F3C, che è una fase particolare che d'ora in poi dovrete ricordarvi denominata come cementite, composto ortorombico, ma poi vedremo più avanti come si struttura questa cementite. Il primo, che abbiamo detto prima, quello quindi in cui ci sono le linee tratteggiate, ci occorrerà per raccontare la solidificazione e il raffreddamento delle cosiddette ghise grigie o grafitiche, sostanzialmente tombini per fogna e poco altro, d'accordo? Non ha utilizzi particolarmente pregiati. Come tonnellaggio non è male come produzione, ma non ci sono compiti particolarmente pregiati. Nel caso del diagramma FE3C, diagramma ferro-cementite, quindi un diagramma con tutte le linee continue, questo diagramma lo utilizzeremo per le ghise cosiddette bianche, cioè ghise in cui la fase è ricca in carbonio e cementite, oppure per tutti gli acciai. Capite bene che l'utilizzabilità di questo diagramma è sicuramente più estesa rispetto al precedente. Questo diagramma
presenta una serie di fasi al suo interno e vediamole nel dettaglio. Se vi ricordate, il ferro puro solidificava sotto forma cristallografica cubica corpo centrato, denominata come ferro alfa, fra 0 gradi e 912 gradi centigradi. Se aggiungiamo il carbonio, questo campo alfa si restringe via via, perché il carbonio, abbiamo appena detto, è un elemento fortemente gammageno, e vediamo che il campo alfa in realtà, quindi vediamo uno zoom praticamente, ha queste dimensioni qua, vedete? Praticamente se il ferro alfa è stabile da 912 gradi a temperatura ambiente, aumentando il carbonio, il suo campo di stabilità arriva qui, che è 0.02 come percentuale di carbonio, se vi interessa, ma comunque un campo estremamente ristretto. La soluzione solida che il carbonio forma con il ferro alfa è denominata ferrite o ferrite alfa. Notate qua, in queste due animazioni, dove tende a mettersi il carbonio nel reticolo cubico corpo centrato. Io vi ricordo che il reticolo cubico corpo centrato è un reticolo che non ha la massima densità. Vi ricordo che il cubico faccia centrata è quello che ha maggiore densità rispetto al cubico corpo centrato, ma ha dei vuoti più distribuiti, più numerosi anche, e vedete infatti che il carbonio riesce a mettersi dentro, ma sono vuoti più distribuiti, più piccoli, per cui c'entra una certa difficoltà proprio geometricamente. E infatti vedete che la solubilità di questo elemento, che vi ricordo essere un metalloide, un elemento analogo all'azoto, analogo all'idrogeno, piccolo, non riesce a entrarcene molto proprio fisicamente, geometricamente, e quindi praticamente la sua solubilità nel ferro alfa è molto limitata. Questa solubilità limitata si descrive appunto con la massima solubilità alla temperatura eutettoidica, questa, che appunto nel caso del diagramma ferro-cementite è pari a 727 gradi, la linea continua che vedete qui. L'altra fase, sempre cubica corpo centrato, che vediamo stabile a elevata temperatura, qui vedete sempre uno zoom, qui abbiamo sempre una rappresentazione 3D di questa struttura, la vediamo qua stabile, qua sopra. Non vi dico le percentuali, le temperature, vi racconto che c'è, ma poi potete anche dimenticarlo in qualche modo, e quindi vi dirò poi come poter rappresentare in maniera più comoda il diagramma di fase, perlomeno per tutti quanti gli scopi relativi ai trattamenti termici. Comunque questa ferrite delta esiste, è una ferrite che ha una maggiore solubilità del carbonio al suo interno, vedete, arriva fino allo 0.1 alla temperatura 1487 gradi, questa è la cosiddetta temperatura peritettica, 1538 è quella di fusione del nostro ferro puro. Differenze sostanziali fra il ferro delta e il ferro alfa non ce ne sono, sempre cubico corpo centrato entrambi. Il ferro delta ha un parametro reticolare più elevato del ferro alfa, ma questo perché è banale, il ferro alfa è stabile più in basso di temperatura, il ferro delta è stabile più in alto, a temperatura più alta c'è la dilatazione termica, quindi il parametro reticolare non può che essere più grande rispetto al ferro alfa. Anche in questo caso, come denominiamo ferro alfa o ferro delta il ferro puro con reticolo cristallino cubico corpo centrato, definiremo ferrite delta la soluzione solida che il carbonio forma nel ferro delta. Lo ripeto, abbiamo definito prima ferro alfa, il nostro ferro puro sotto forma cubica corpo centrato stabile fra temperatura ambiente e 912 gradi, e abbiamo definito come ferrite alfa la soluzione solida che il carbonio forma, anzi aggiungo, la soluzione solida interstiziale che il carbonio forma all'interno del reticolo cubico corpo centrato del ferro alfa. Analogamente definiremo come ferro delta il nostro ferro puro stabile fra 1398 gradi e 1538 gradi centigradi, e definiremo come ferrite delta la soluzione solida interstiziale che il carbonio forma con il ferro delta. Traducendo diversamente, la ferrite è la soluzione solida, il ferro alfa delta è il ferro puro senza elementi aggiunti, con quello stesso reticolo cristallino cubico corpo centrato. Mi state seguendo?
Ok. Nella nostra descrizione delle trasformazioni allotropiche del ferro puro avevamo anche la zona compresa fra 912 gradi e 1398, laddove era appunto stabile il cosiddetto ferro gamma, cubico facce centrale. Definiremo come austenite, tra l'altro appunto già la conoscete come parola, la soluzione solida che l'interstiziale sempre, che il carbonio forma con il ferro gamma, caratterizzata da un reticolo cubico facce centrale. Il carbonio si va a posizionare nelle posizioni che vedete in queste tre animazioni. Vi ricordo che il reticolo cubico facce centrale è un reticolo a massima densità, ma che ha un vuoto centrale piuttosto grosso, consistente, e qui vedete dove si può posizionare il nostro carbonio, che vi ricordo essere molto più piccolo rispetto al ferro come elemento chimico. Quindi si può posizionare non solo nel buco centrale, che abbiamo detto essere molto accogliente, ma anche in altre posizioni, per esempio questo è fra questo tetraedro o qui lungo gli spiriti. Quindi c'è molto più spazio per poterlo accogliere. La solubilità del carbonio nell'austenite è molto più elevata rispetto alla ferrite, sia a bassa temperatura che a alta temperatura. Notate che per esempio riesce ad arrivare al 2.11% tutta quella zona del mondo, alla temperatura di 1147-48 gradi centigradi. Domande? Prego. Che dipende la disposizione del carbonio nel... No, va dove va, sostanzialmente. Quanto più ce n'è, tanto... Allora, chiaramente ci sono dei siti più favoriti per quanto riguarda la sua penetrazione e altri meno, ma sostanzialmente è abbastanza indifferente da dove si può posizionare e si mette. Poi non vi scordate che noi qui stiamo parlando di un reticolo ideale, ma non ci scordiamo che dentro il reticolo abbiamo le dislocazioni tendono ad accumulare le particelle, quindi questo discorso è vero se fosse prima di dislocazioni, abbiamo anche le dislocazioni e quindi sono tutte quelle modifiche a ciò che abbiamo appena detto, ovviamente sottinteso, ma comunque un aspetto fondamentale è evidente, e cioè la ferrite riesce a sciogliere una quantità in soluzione solida, una quantità piuttosto limitata, piuttosto piccola di carbonio, mentre invece l'austenite ha una capacità di solubilità del carbonio molto 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 più estesa. Dipende anch'essa dalla temperatura alla quale ci troviamo. Notate, io qui vi ho indicato con un colore sempre verde, credo, il campo di stabilità monofasico bivariante nelle due ferriti e nell'austenite, d'accordo? Va da sé che poi appunto tutto ciò è valido esclusivamente nel caso della lega binaria, perché ammettendoci un terzo, un quarto, un quinto, consigliate gli aceti, praticamente hanno almeno una decina di elementi chimici all'interno desiderati o indesiderati, e quindi capite bene che questo diagramma ha una scarsa applicabilità reale, ma è sostanziale per capire comunque quali sono le fasi in gioco e più o meno di cosa stiamo parlando quando parliamo appunto di ferrite, austenite, eccetera, 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 eccetera. Prego. Ma le temperature di trasformazione del ferro? Sì. Allora noi abbiamo detto ferro puro? Ferro puro. Quando noi andiamo poi ad aggiungere il carbonio, queste temperature variano? Eh sì, l'abbiamo appena visto. Ma per questo motivo, scusi, ho capito. Per questo motivo, ad esempio, 912 gradi l'abbiamo designato con H con 3, perché per esempio mettendoci lo 0,5% di carbonio, esattamente dove sta questa trasformazione non lo sappiamo, però per esempio dobbiamo indicare un trattamento termico che vedremo più avanti, chiamato tempra ad esempio, noi potremmo dire bene, va austenitizzato a una temperatura superiore all'H con 3, dove per H con 3 intendiamo la sua temperatura di trasformazione alfa gamma per quella composizione chimica determinata. L'H con 4 è analogo qua sopra, quindi? Ma corrisponde a quella, alla linea autentica oppure è la massa? L'autentico sta qua sotto. Lo peggio. No, quella è eudettoidica. L'eudettoidica no, questa qui ancora non l'abbiamo vista, fra un po' la battezzeremo, viene denominata come H con 1, anch'essa dipendente dalla composizione chimica. Chiaramente questa H con 1, vediamo fra un attimo, comunque possiamo già anticiparlo, questa linea eudettoidica, questa orizzontale eudettoidica, questa temperatura eudettoidica, nel caso del diagramma binario
è costante, ma aggiungendo altri elementi cambia. Notate che questa temperatura elettroidica, il ferro puro, non c'è. Infatti prima quando vi ho detto la trasformazione magnetica-magnetica, vi ho parlato di H1-2, non di H1-1, d'accordo? L'H1-1 compare laddove c'è un elemento chimico aggiunto che consente la comparsa di questo eutettoide qui, che vedremo fra un attimo essere tipicamente, solitamente un eutettoide lamellare, che darà luogo a un costituente strutturale ben preciso, ma questo lo vediamo fra un attimo. Qualche altra domanda? Cioè, per la lettura del diagramma ferro-carbonio, non sempre la regola dell'orizzontale? Assolutamente come tutte le altre, sì. Nell'ipotesi che questo diagramma sia stato costruito e che i suoi trattamenti avvengano secondo appunto tutte le condizioni che abbiamo detto relative a raffreddamenti e riscaldamenti molto molto lenti, valgono tutte quante le regole relative ai campi monofasici, per esempio il campo, adesso abbiamo già detto tutti i campi monofasici, quindi possiamo già dire il campo liquido, il campo ferrite delta, il campo ostinite gamma e il campo ferrite alfa, sono campi monofasici bivarianti. Là dentro dove ci muoviamo abbiamo varianza 2, per cui non possiamo fare per ambiti abbastanza, se stiamo qua sostanzialmente possiamo muoverci come ci pare in un certo intorno e non abbiamo cambiamenti di fase. Se andiamo a finire in questo campo, in questo, in questo, in questo, in questo e in questi due, abbiamo dei campi bifasici monovarianti, varianza 1, regola della leva tranquillamente, regola dell'orizzontale tranquillamente, nell'ipotesi però, vi ripeto sempre, di effettuare trattamenti termici molto 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 lenti, cosa che poi in realtà l'impianto non avverrà mai, tant'è che questa è solo la base per poter poi discutere i trattamenti termici reali. Chiaro che senza questi non possiamo capire cosa andiamo, se non partiamo da questo non sappiamo cos'è la ostenite, d'accordo? Ora già sappiamo cos'è la sappiamo cos'è la ferrite, altra parola dovreste già cominciare a conoscere abbastanza bene, d'accordo? Un'altra fase che sicuramente nel nostro diagramma, nel nostro asse ferro puro non compariva, ma che ne abbiamo già accennato un attimo fa, è la cosiddetta cementite. Questa fase in realtà non ha un campo di solubilità, corrisponde a una percentuale di carbonio esattamente pari al 6,67%, per cui in realtà il diagramma ferro carbonio, o meglio ferro cementite, non è un diagramma che va dallo 0% al 100% di carbonio, ma si arresta sempre a un 6,67%. Al massimo potreste trovare un simbolo strano che è una specie di discontinuità e qui messo il 100%, cioè da qui in poi non succede più nulla sostanzialmente, nulla di interesse perlomeno, e abbiamo praticamente che il nostro diagramma ferrocarbonio è un diagramma ristretto, perlomeno certamente per il suo diagramma detto metastabile, appunto limitato al 6,67% in carbonio. Vi dico metastabile perché? Beh, perché qui bisogna cominciare a dire qualcos'altro, e cioè prima abbiamo detto il diagramma tratteggiato è un diagramma di equilibrio ferro-carbonio, il diagramma a linee continue è il diagramma in cui la fase ricca in carbonio è la cosiddetta cementite. Fra queste due grandezze, fra la cementite e il carbonio, c'è un rapporto. In realtà se io prendo la cementite e la riscaldo per tempi abbastanza lunghi, questa si decomporrà in ferro e carbonio che vedete lì con un pedice GR, ovvero carbonio di tipo grafitico, la grafite, quella delle vostre mine e delle vostre matite sostanzialmente. Se voi andate a osservare con un ingrandimento non molto elevato un tombino per fogna, lì dentro trovate grafite sostanzialmente, quindi sarà un oggetto di ferro contenente molto ferro e tante particelle lamellari o chissà cos'altro di grafite pura, d'accordo? Tipicamente la grafite pura in quanto non scioglie all'interno di sé del ferro, mentre invece il carbonio sta nel ferro sotto forma per esempio di soluzione solida o quant'altro, d'accordo? Comunque vi dicevo appunto, nella lettura del nostro diagramma di fase ferro-carbonio, perlomeno per quanto riguarda la lettura del diagramma ferro-cementite, che da qui in poi battezzeremo come diagramma metastabile, cioè stabile ma non troppo sostanzialmente, il limite che noi troviamo è quello relativo alla verticale, relativo al 6,67%, qui corrisponde appunto alla cementite. L'applicazione della regola della leva, ad esempio, in questo campo qui, che è un campo di equilibrio fra ferrite alfa e cementite, andrà applicata fra il 6,67% e quest'altro. Analogo discorso dell'equilibrio fra austenite e cementite, analogo discorso qua sopra fra la fase si viene a precipitare e il liquido, il cementite e il liquido, d'accordo? Domande? Vi devo parlottare. Dite, no, perché pensavamo che fosse... Cioè, al 100% di carbonio alla fine.
No, attenzione, 100% di carbonio ci può essere, non so se il diagramma precedente ce l'ho messo in realtà. Non ricordo, no. In realtà molto spesso può capitarvi questo, guardate. Molto spesso può esserci questa indicazione qui, quindi attenzione che un'indicazione che spesso viene utilizzata, e cioè non sto a tracciare l'intero diagramma, insomma, se questo è il 67%, quindi la cementina, questo qua è l'orizzontale otettica, questo qui è l'orizzontale otettica, eccetera, eccetera, prosegue. Questo è il 67% corrispondente all'FE3C. Poi qui in realtà potreste trovare questo simbolo qui così. Sì, non so qual era, grazie, non me l'ho tracciato. E quindi in questo modo intendete la rottura dell'asse, qui non succede nulla in mezzo sostanzialmente, e poter fare appunto il 100% sul carbonio qui. In questo caso andrete a utilizzare il diagramma stabile ferro-carbonio, in quest'altro caso il diagramma metastabile ferro-cementite. Fra i due c'è un rapporto che appunto vi dicevo legato al fatto che la cementite, se riscaldata, si decompone in carbonio, grafitico e ferro. Ferro sotto che forma? Dipende dalla temperatura. Se siamo a temperatura abbastanza alta, ferro di tipo austenite, quindi una soluzione solida di carbonio all'interno dell'austenite, del ferro gamma, oppure ferro alfa, ferrite. Come giustamente diceva il collega, un attimo fa c'era la slide, e appunto, oltre alla fase ricca in carbonio costituita dalla cementite, quindi il 6.67%, guardate, il 6.67% è in peso, il che vuol dire sostanzialmente il 25% atomico, come esce fuori tra l'altro dalla FE3C, non poteva che essere altrimenti, insomma. L'altra fase ricca in carbonio, in questo caso è il carbonio puro, è la grafite. Abbiamo pezzettini di grafite, nel caso delle ghise meno pregiate abbiamo grafite sotto forma lamellare. A partire dal 1948 è stata inventata, è stata scoperta una grafite, una ghisa contenente grafite tipo sferoidale, con cui abbiamo resistenze meccaniche di assoluto rispetto, comparabili con gli acciai, e con un vantaggio rispetto agli acciai, quello di poter ottenere direttamente come getto oggetti di forma complicata, così che riesce già da qua. L'acciaio fonda a temperature piuttosto alte, la ghisa parecchio più in basso, riesco a colarlo più facilmente in forme strane rispetto invece all'acciaio. Per questo la ghisa ha dei vantaggi rispetto all'acciaio. Lo svantaggio è che tipicamente la ghisa non ha grandi caratteristiche e proprietà meccaniche, però dal 48, prima esisteva un trattamento termico particolare che scopriremo più avanti qual è, quello appunto denominato come malleabilizzazione. Si facevano dei trattamenti termici molto costosi, molto lunghi su certe ghise, e si ottenevano certe proprietà, ma erano estremamente costosi e fra l'altro non assolutamente facili da fare, piuttosto complicato. Nel 1948 appunto è stata scoperta questa possibilità di modificare la forma della grafite aggiungendo dei particolari elementi nel nostro sistema fuso, nel nostro recipiente fuso, ottenendo della grafite di tipo sferoidale, e l'abbiamo visto con quei cenni di meccanica della frattura, abbassando fortemente tutti i problemi di innesco di rotture legate alla presenza di lamelle, e quindi un comportamento meccanico assolutamente comparabile con quello di moltissimi acciai. Sottolineiamo il fatto che la solubilità del ferro nel carbonio grafitico è nulla, cioè quando ci sono particelle di grafite è sostanzialmente grafite pura. Vediamo un po' come si legge questo diagramma. Come vedete, questo diagramma, questo doppio diagramma, fa riferimento al fatto che durante una solidificazione e un raffreddamento il sistema può procedere secondo due tipi di evoluzione in funzione della fase ricca in carbonio che viene a formarsi. Quali sono i parametri che ci fanno decidere qual è la fase ricca in carbonio che viene a formarsi? Sostanzialmente due. Uno è certamente la composizione chimica, l'altro è certamente la velocità di raffreddamento. In ogni caso, quanto più lentamente vado a raffreddare, certamente sarà più agevolata la formazione della fase più stabile. La fase più stabile è certamente il carbonio grafitico, perché il diagramma di fase di equilibrio vero, reale, sarebbe quello ferro-carbonio grafitico. Poi in realtà però, vista tutti gli acciai hanno cementite non grafite, visto il grande utilizzo della grande importanza della presenza della cementite, l'altro diagramma che più o meno è sovrapposto, vedete lì, sono quasi identici, ma non identici, e in alcuni casi questa mancanza di questa differenza viene anche sfruttata,
Vi dicevo, questi due grammi sono identici e abbiamo appunto una differenza, appunto, nel caso della fase ricca in carbonio si lascia mentite, c'è una certa differenza di qualche grado e nei punti di trasformazione di qualche percentuale di differenza. Vediamo le trasformazioni che vengono coinvolte. La prima, che appunto abbiamo anche studiato abbastanza estesamente, quella eutetica. Un equilibrio fra fase liquida, fase ricca in carbonio, adesso vedremo la differenza qual essa sia, carbonio grafitico oppure carbonio cementitico, e soluzione solida ricca in ferro, sostanzialmente austenite. Notate un dettaglio: prima ho detto o la fase ricca in carbonio grafitico o la fase ricca in carbonio cementitico, perché i due tipi di evoluzione, cioè la formazione di carbonio grafitico con la soluzione con la formazione di carbonio cementitico, non avvengono mai simultaneamente. Questo è fondamentale capirlo, perché altrimenti non capiamo qual è la microstruttura che deve essere ottenuta. Noi prima abbiamo detto, sempre tornando alla domanda che ha fatto il vostro collega, molto interessante, cioè per raffreddamenti molto 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 lenti si forma carbonio grafitico, per raffreddamenti lenti abbastanza da essere rappresentati in diagramma di fase, ma un po' più veloci, si forma carbonio cementitico. Quindi la domanda poteva sorgere spontanea era: e per raffreddamenti intermedi? In questo caso, per temperature più alte si forma carbonio grafitico, per quelle più basse carbonio cementitico, cioè per le velocità intermedie avremo in un certo campo di temperatura, quello più alto, la formazione di carbonio grafitico, per quello più basso il funzionamento del sistema secondo il raffreddamento che comporta la formazione di carbonio cementitico. Ma mai i due processi contemporanei, non abbiamo mai la formazione contemporanea di cementite e di grafite. Vi sottolineo questo perché noi in realtà, facendo poi una micrografia, potremo osservare la presenza contemporanea di cementite e di grafite, ma queste due non si sono formate contemporaneamente, si sono formate in momenti differenti, d'accordo? Domande? Più perplessi? Quando lei ha parlato di trattamento di cementazione, qualcosa di no, la cementazione, in realtà, allora, alcuni dei termini utilizzati in metallurgia molto spesso sono termini di uso storico in qualche modo. La cementazione è un arricchimento in carbonio della sua struttura, per cui no, non c'entra moltissimo, insomma, troppo no. Che poi in qualche modo si può sformare pure parecchia cementite, ma il rapporto è lasci perdere, non è una domanda da dover fare. Purtroppo molto spesso la designazione utilizzata, la nomenclatura utilizzata molto spesso è legata, c'è anche una certa confusione molto spesso, per dirvi una cosa che è legata per esempio all'uso della lingua italiana o alla lingua inglese, tempering in inglese significa rinvenimento, tempra in inglese si traduce con quenching, per cui insomma anche l'uso di più lingue può portare a grossi problemi di confusione anche, insomma, quindi attenzione che possono esserci confusioni di questo tipo. È un problema questo qui, comunque no, non c'entra moltissimo, insomma. Altre domande? Bene, tornando alla trasformazione eutetica, che vi ripeto è una trasformazione di equilibrio fra un liquido eutetico, una fase ricca in ferro e una fase ricca in carbonio, vediamo che l'equilibrio è differente a seconda che siamo nel diagramma metastabile, ovvero quello in cui la fase ricca in carbonio è cementite, o il diagramma stabile, quella fase ricca in carbonio è il carbonio grafitico. Guardate un po', l'equilibrio si scrive in modo molto simile. Sostanzialmente, liquido, notate però una differenza, la percentuale di carbonio contenuta nel liquido, tale da darci l'eutettico nel diagramma metastabile, è 4.3, la percentuale di carbonio contenuta nel liquido tale da darci l'eutettico nel diagramma stabile è 4.25. Lo leggete qui, vedete? 4.3, 4.25. No? In equilibrio con fase ricca in carbonio, diagramma metastabile F3C, diagramma stabile carbonio grafitico. Vi ricordo che F3C c'è il 6.67% di carbonio, il carbonio grafitico ha il 100% di carbonio. Capite bene? Questo fa un riflesso anche per esempio nell'applicazione della regola della leva, perché quindi le frazioni volumetriche possono essere parecchio differenti anche. Più l'austenite, che è la fase ricca in ferro, dove nel caso del diagramma metastabile il tenore corrispondente a questa temperatura è 2.11,
nel caso di diagramma stabile è un po' inferiore, 2.03% di carbonio nell'austenite. Cioè l'austenite, a seconda che ci troviamo nel diagramma metastabile, nel diagramma stabile, ha una capacità di sciogliere carbonio differenziata. Voi potreste dire, ma cosa ce ne cala di questa differenza? Mi tocca dire cala, normalmente di qualcos'altro. Insomma, cosa ce ne frega della differenza fra dello 0.3%, 0.07%? È una differenza importante? C'è un trattamento termico che sfrutta proprio questo, questa minima differenza, per ottenere una proprietà meccanica completamente differente. Quindi questa differenza sembrerebbe minimale, in realtà viene industrialmente sfruttata. E se non la capite, non capite il trattamento termico utilizzato. Notare che questa strana miscela di queste due fasi, cementite e austenite, si merita, per una serie di motivi che scopriremo più avanti durante il corso, anzi che scopriremo oggi pomeriggio, si merita un nome speciale, un nome particolare, denominato ledeburite. In metallurgia molto spesso fasi e cosenti strutturali hanno nomi che sono legati al loro scopritore. Ledeburite, con grande fantasia, è legato a un signor Ledebur, francese credo che fosse, che appunto scoprì questa ledeburite inizio Novecento. D'accordo? Mentre invece attenzione che la miscela di queste due fasi, carbonio grafitico e austenite, non ha alcun nome particolare. Vediamo cosa succede invece per temperature più basse all'equilibrio appunto corrispondente a quello che abbiamo già indicato come una trasformazione odettoidica. Sappiamo già, una trasformazione odettoidica, tutte le fasi coinvolte sono allo stato solido. Nel primo caso, diagramma metastabile, la fase ricca in carbonio che si forma è cementite. Nel secondo caso, la fase ricca in carbonio è la carbonio grafitico. Notate come prima che c'è una piccola differenza fra solubilità del carbonio eutettoidico nella fase gamma e la diagramma metastabile e il diagramma stabile. Notate 0.77%, vedete questo punto qua si sposta un po' verso sinistra, 0.069. Notate anche che la temperatura eutettoidica in questo caso cambia, 727 diventa 738, cioè si sposta un po' verso l'alto e il punto si sposta verso sinistra. E poi appunto la solubilità del carbonio nella ferrite resta identica, mentre invece prima nell'austenite cambiamo un pochino. Notate anche qui abbiamo la differenza di temperatura, la temperatura dell'otettico nel diagramma metastabile 1248, dell'otettico nel diagramma stabile 1253. Su queste temperature potete trovare, cambiando testo, qualche differenza. È sostanziale ricordarsi che ci sono 7, 8, 10 gradi di differenza fra le due. Ricordate, 1248 è quella più o meno più estesa, più estesamente utilizzata, ma potreste trovare delle differenze da autore a autore. In questo caso 727 gradi la temperatura eutettoidica nel diagramma metastabile, 738 gradi la temperatura eutettoidica nel diagramma stabile, cioè quello in cui la fase ricca in carbonio è il carbonio grafitico. Anche in questo caso la miscela di fasi costituita da cementite e ferrite si merita, per tutta una serie di motivi che vedremo insieme, un nome particolare denominato perlite. È un eutettoide di tipo lamellare tipicamente, anche se con certe eccezioni vedremo che in qualche caso potremo avere anche delle matrici costruite da ferrite con delle palline di cementite, quindi sostanzialmente un eutettoide di tipo globulare, ma per la stragrande maggioranza dei casi questo eutettoide denominato perlite avrà caratteristiche morfologiche di tipo lamellare. Sezionate, osservato, vedete tante righe bianche e nere, sostanzialmente più o meno mischiate tra di loro. Infine, per quanto riguarda le trasformazioni caratteristiche di questo diagramma, o meglio di questo doppio diagramma, c'è un diagramma, una trasformazione che, come vedete, non si differenzia a seconda se ci troviamo a raffreddare secondo il diagramma stabile o secondo il diagramma metastabile. Perché non si differenzia? È banale la risposta. In questo caso non compare mai, in questa trasformazione denominata come peritettica, la fase ricca in carbonio, sia essa cementito sia essa carbonio grafitico. Perché la trasformazione peritettica è una trasformazione che vede l'equilibrio fra due fasi ricche in ferro, sostanzialmente ferrite delta e austenite, e un liquido denominato appunto peritettico. Notate che c'è una grossa differenza tra la trasformazione otettica e la trasformazione peritettica, ovvero
nella trasformazione eutettica noi abbiamo un liquido tettico che forma contemporaneamente due solidi. Nella trasformazione peritettica noi abbiamo un liquido che reagisce con un solido per formare un solido con un altro reticolo cristallino, che è quello che leggete qua. Un liquido che reagisce con un solido cubico corpo centrato per dar luogo a un solido cubico faccia centrata. Queste indicazioni vanno comunque capite, ma non sono particolarmente importanti, si da essere ricordate a memoria. Per quanto riguarda i punti critici, eccovi qua la lista della spesa. A con 1, non l'abbiamo visto nel nostro asse ferro puro, quindi va sottolineato. L'A con 1 è la temperatura di trasformazione eutettoidica, riferita sempre rigorosamente al diagramma metastabile. Quella riferita al diagramma stabile è circa 10 gradi più su sostanzialmente, ed è indicata appunto con questa linea rossa in questo diagramma. L'A con 3 è la curva di equilibrio fra austenite e ferrite alfa. Al di sopra di A con 3 abbiamo tutta austenite. Questa linea rossa ci indica l'evoluzione nel diagramma binario ferrocarbonio della A con 3, ma attenzione che aggiungendo un terzo, un quarto, un quinto elemento, la variazione è ancora più forte. Lo vedremo fra un po' quanto cambia. Cambia di moltissimo anche. A con 4. La A con 4 è il limite, diciamo, temperatura più alta per quanto riguarda la trasformazione austenite e ferrite delta. Ci limita l'austenite verso l'alto. Normalmente nei trattamenti termici tenderemo a non interagire con questa con 4. Sappiate solo che esiste, sostanzialmente però per la maggior parte delle applicazioni non ci interesserà molto la resistenza, quindi c'è, ma diciamo è di interesse relativo. E infine la cosiddetta ACM è quella curva che ci dà il limite di solubilità del carbonio nella parte cosiddetta iperotettoidica. Notate che qui il mondo per noi degli acciai si divide in ipotettoidici, eutettoidici e iperotettoidici, d'accordo? Bene, notate una cosa importante, cioè che in pratica i punti critici sostanzialmente hanno il compito nel diagramma binario ferrocarbonio, ma vi ricordo che attenzione, A con 1, A con 3, A con 4, ACM sono importantissimi a prescindere dalla composizione chimica che stiamo adottando, sono una designazione che ci dice che sta avvenendo una certa trasformazione, d'accordo? E poi la loro rappresentazione grafica del diagramma binario diventa questa, importante, ma ci serve per capire di che stiamo parlando. Se io parlo di un trattamento avviene a temperatura superiore di ACM, vuol dire, primo, che sto parlando di un acciaio iperotettoidico, secondo, che sono in campo completamente austenitico. Se sto parlando di una trasformazione che avviene a temperatura incompresa fra A con 1 e A con 3, vuol dire, primo, che ho a che fare con un acciaio ipotettoidico, secondo, che mi trovo nella zona di intermedia in cui ho compresenza di ferrite e austenite, e così via, d'accordo? Qui si tratta di imparare insieme un vocabolario comune. Benissimo, vediamo quindi che A con 4, A con 3 e ACM praticamente, notate, che hanno il compito di definirci con la massima precisione possibile il campo di stabilità dell'austenite, con l'unica eccezione del fatto che non è definita la curva di solidus, perché badate bene che se per qualunque motivo solo un pezzetto del nostro acciaio va oltre questa curva di solidus, il pezzo è da buttare, quindi non viene neanche considerato, perché se ciò avviene l'acciaio viene denominato come bruciato, il pezzo va semplicemente rifuso così com'è, senza proprio neanche passare dal via. Notate questi punti critici, che vi ripeto ancora una volta, sono fortemente dipendenti dalla composizione chimica. Purtroppo dipendono moltissimo anche dalla modalità con la quale vengono a essere ottenuti, e quindi dovremo distinguere per ognuno di essi un punto critico ottenuto in equilibrio, quindi parleremo di AE1, AE3, AE4, AECM, cioè i punti di trasformazione ottenuti mediante riscaldamento o raffreddamento, non importa, ma estremamente lenti, e poi dei punti critici ottenuti o il riscaldamento o il raffreddamento. C sta per chauffage in francese, R sta per raffreddamento, refroidissement, quindi si usa in questo caso un pedice francese, è un comunemente utilizzato. Perché questo viene fatto? Perché in realtà se la trasformazione viene ottenuta il riscaldamento o il raffreddamento per una sorta di inerzia, il termine tecnico giusto è isteresi, noi abbiamo una differenziazione, cioè se io sto riscaldando
il periodo di trasformazione avverrà a temperatura un po' più alta che se stessi raffreddando. Io prima avevo detto che era la stessa cosa, in realtà purtroppo no, c'è una certa differenza che è più marcata durante il raffreddamento, tant'è che molto spesso potremmo dire che tutto va come se la temperatura di trasformazione, qualunque essa sia, H1, H3, HCM, H4, coincida con quella dell'equilibrio nel caso in cui si stia riscaldando, ma nel caso in cui si sta raffreddando può differire in maniera importante, differisce sempre di più quanto più rapida è il raffreddamento. Voi potreste farmi l'obiezione, ma come? Stiamo cercando di rappresentare un diagramma di fase, quindi sostanzialmente termodinamico, qualche cosa che non avviene più secondo una serie di fine di stato di equilibrio? Sì, e allora siete ingegneri, quindi cercate di essere un po' più malleabili. E in qualche modo è un tentativo di rappresentazione che, chiaro, non è corretto, assolutamente non corretto, ma che in moltissimi testi viene fatto, per cui vi dovete rassegnare, punto. Per esempio, AR1, cioè la temperatura eutettoidica in raffreddamento, notate che può differire dalla AE1 in maniera anche abbastanza importante, e notate che il tenore eutettoidico, lo 0,77% abbiamo visto prima, può spostarsi anche in maniera molto importante. Cioè, in pratica, questo diagramma che abbiamo visto appunto essere abbastanza definito nel caso in cui il riscaldamento e i raffreddamenti vengono effettuati mediante una serie di fine di stato di equilibrio, in realtà si sposta un po' come gli pare, non solo con la composizione chimica a seconda del tenore degli elementi alfagene o gammaggine, ma anche, anzi in maniera piuttosto importante, a seconda delle modalità di riscaldamento e raffreddamento. Come ultima slide per stamattina, poi vi ricordo oggi pomeriggio ci vediamo alle 2, vi faccio vedere questa. Quello che noi abbiamo visto come andamento molto semplice della H1, costante per un diagramma binario ferro-carbonio, vediamo come cambia, per esempio, per quanto riguarda le caratteristiche del punto eutettoidico. Quello che nel diagramma binario è 727 gradi di temperatura e 0,77% di carbonio. Vediamo ad esempio se ci aggiungiamo del vanadio. Se aggiungo del vanadio, quindi qui c'è la percentuale X, lo X ha per vanadio, oppure molibdeno, oppure tungsteno, silicio, cromo, nichel, manganese, notate che la temperatura eutettoidica cambia da 727 per il 2%, diventa quasi 1300 gradi. Di conseguenza però abbiamo anche che la percentuale di carbonio cui corrispondono i tettoidi con l'aggiunta del vanadio, guardate che andamento che ha, dal 0,77% già solo all'1% diventa pari al 0,03%, cioè questo punto qua, così ben definito, aggiungendo solo un terzo elemento, cambia e si sposta quassù. D'accordo? Cioè i diagrammi binari sono importanti, ma poi il ternario, capite bene, poi aggiungendoci anche altri elementi, cambia ancora peggio, possiamo avere trasformazioni molto importanti. L'importante è capire che cosa. Tutto che tanto è di imparare il diagramma binario, se no l'esame non lo superate, ma insomma, vedete questo aspetto particolarmente pragmatico, il fatto che l'aggiunta degli elementi di lega ci cambia la stabilità dei vari campi, è importante capire quali sono le fasi coinvolte. La austenita, avete capito bene, è un campo estremamente importante. Moltissimi trattamenti termici di cui ci occuperemo in questo corso prevedono molto spesso una fase in cui l'acciaio deve diventare austenitico, per una serie di motivi. Per cui la definizione corretta e precisa, costituita da H3, HCM, H4 e in realtà anche H1, è importante, ma anche capire che l'aggiunta di vari elementi di lega vi cambia i punti di trasformazione è estremamente importante. Cioè, molto spesso un determinato acciaio non avete né tabelle né diagrammi disponibili, vi tocca fare sperimentazione o far fare in qualche laboratorio specializzato sperimentazione per poter ottimizzare un eventuale trattamento termico su quell'acciaio, a meno che quell'acciaio non sia già, molto spesso piuttosto vi capiterà, largamente sperimentato, per cui vi arriva già con delle tabelle in cui vi si dice un certo trattamento vi dovete andare prima a 1150 gradi, starci un'ora, raffreddare, senza grande fantasia. Ma comunque voi siete ingegneri, o perlomeno gli ingegneri, dovete capire il perché farete quei processi, e quindi qui vi daremo questi input. Domande? Quindi il diagramma carbone è stato costruito sperimentalmente? Guardate, in questo corso di numerico o di teorico, nulla. Come vedete non abbiamo quasi mai formule sostanzialmente, è tutto rigorosamente sperimentale. Il problema qual è? Che
cambiando testo trovate a volte anche numeri leggermente diversi, perché purtroppo quando io parlavo di un raffreddamento molto 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 lento eccetera, dipende quale quanto lento, e vedete ci possono essere differenze anche abbastanza importanti. Qualche altra domanda? Ragazzi, la fase di domande non vuol dire che la lezione è finita, l'ho già detto una volta, è una parte sostanziale, se no poi induco, mi interrompo qualsiasi supporto finita la lezione, quindi vi consiglio di farle ora le domande, non dopo. Benissimo, ci vediamo oggi pomeriggio.